varcare la porta, come abbiamo fatto, è un gesto simbolico, come sottolinea Papa Francesco, un gesto da sentire e capire alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato anche in questa liturgia. Sono state rivolte parole di conforto e di speranza, in un momento anche per noi oggi molto difficile. Non lasciamoci prendere dalla paura, lasciamoci invece abbracciare dalla misericordia di Dio che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più dolce della sua misericordia. Lasciamoci accarezzare da Dio. È tanto buono il Signore e perdona tutto. Così si è rivolto il Santo Padre all'Angelus in piazza San Pietro l'8 dicembre scorso, aprendo l'anno santo. In un tempo come il nostro, in cui il perdono è diventato un ospite raro, anche negli ambienti umani più vicini, vedi, nella famiglia, nelle istituzioni, nella società, nel mondo del lavoro, nelle stesse parrocchie, parlare di perdono. Ebbene, l'anno della misericordia può dare il segnale di una svolta, radicale, perché verso traguardi più idonei e respirabili per la nostra umana convivenza. Anche questo è uscire da se stessi. Uscire da una concezione di vita poco evangelica. L'incipit su come muoverci, per usare un'espressione musicale, ce lo mette questa sofonia che abbiamo ascoltato nella prima lettura della Messa. Il profeta che esercita il suo ministero nel VII secolo avanti Cristo, al tempo del re Giosia, quando comincia ad emergere anche l'altro grande profeta, Geremia, sofonia, malgrado la situazione precaria che il popolo ebreo sta attraversando, fa un tipo di discorso diverso rispetto a Geremia, che sta richiamando in maniera forte soprattutto il mondo aristocratico e sacerdotale. Lui, sofonia, non minaccia castighi da parte di Dio, anzi, si rivolge al popolo e lo esorta a rallegrarsi, a esultare. Rallegrati, figlia di Sion, il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Così abbiamo sentito. Poi aggiunge: il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te. Questo non mi sembra qualcosa di inusuale, di straordinario? Che noi andiamo a gioire dell'amore di Dio è normale. Ma che addirittura sia Dio ad esultare e a gioire per noi è fuori di ogni logica umana. Ma con Dio non possiamo usare la logica umana. Eppure è così. Dio gioisce per noi. Dio gioirà, farà festa per noi, per il nostro ritorno a casa, pentiti, come il figlio prodigo della parabola. L'anno della misericordia sarà tutto questo: dare a Dio la gioia di perdonarci, perché abbiamo deciso di darci una mossa e di iniziare a fare su sé. Questo vale per tutti: gente di chiesa, politici, mafiosi, gente comune. Attraversare la porta santa, pertanto,
ci faccia sentire partecipi di questo mistero di amore e di tenerezza. Viviamo la gioia dell'incontro con la grazia che tutto trasforma. In questi termini ci ha sollecitato Papa Francesco nell'aprire la Porta Santa a San Pietro, il giorno dell'Immacolata. La Chiesa, come la società di oggi, abbiamo bisogno forte della misericordia di Dio per ripartire, recuperare il tempo perduto, rilanciarci con uno spirito nuovo. Dobbiamo uscire dalle secche che hanno chiuso la Chiesa in se stessa per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. Che dobbiamo fare concretamente? Chiede a Giovanni Battista la folla che lo sta ascoltando con apprensione mentre è in attesa di ricevere il battesimo. Che dobbiamo fare concretamente? È la stessa domanda che vogliamo rivolgervi anche noi nell'entrare nell'anno della misericordia. Che dobbiamo fare? La risposta data da Giovanni alla folla è valida anche per noi. Occorre riformare, rinnovare la nostra vita nella carità. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha. La carità è lo stile cristiano della vita. Quello che dobbiamo reimparare e di cui esercitarci particolarmente durante quest'anno giubilare, esercitarci nella carità.